Oggi mi sono arrivate molte informazioni e mi sono presa dei momenti di riflessione prima di questa diretta per riordinarle un po'. A volte quando chiedi molto, molto arriva, poi a livello umano riordinarlo è ancora un altro passaggio. Mi sento portata a lavorare di nuovo sull'allineamento di tutto il nostro sistema a questo cambiamento planetario che stiamo subendo e quindi vediamo che cosa mi arriva. Ok, allora se siete pronti, chiudiamo gli occhi. Vedo che c'è qualche microfono acceso ancora, vi chiederei di spegnerli così non ci sono meno rumori di interferenza. Ok. Ok, chiudo gli occhi e trovo il mio spazio, la mia presenza. Questo vuoto pieno che in questi momenti di connessione c'è bisogno di trovare dentro di noi. Questa arresa al mondo esterno. Mentre ascolto il respiro, chiedo che il mio sistema biofisico passi dal livello della ragione, della razionalità, semplicemente al livello del sapere. Intento è potente e muove il sole e le stelle, muove le forze dell'universo. È solo un pensiero. Mentre inspiro ed espiro, attivo la luce blu dell'amore nello spazio del mio cuore, che è il richiamo alla mia anima, che al collegamento profondo con la mia anima, che l'amore lo conosce. È composta di amore. Emisfero destro si allinea con le frequenze e richiama l'emisfero sinistro a fare altrettanto, li sento vibrare. Mentre intorno a me si attiva lo spazio senza tempo, quello dell'eterno presente, dell'assoluto. Lo spazio della conoscenza. Filamenti di colore compaiono, mentre la mia presenza si dilata anche fisicamente.
inspirando ed espirando sento scorrere la potenza dell'assoluto attraverso i tessuti del mio corpo e ricordo che anche la mia presenza fisica è una presenza divina, che la mia fisicità è espressione della mia natura perfetta, animica. Lascio che il mio corpo si senta coinvolto in questo passaggio dimensionale. Nel suo pieno diritto di occupare il suo spazio, impara a sentirsi divino, in piena unità con la mia presenza animica. Ricordo di essere una presenza di amore in origine. Appartengo a un tempo di trasformazione. Sono capace di sentirmi al posto giusto, nella vita giusta. So di avere un ruolo nella mia esistenza, connesso ai piani divini. Spazio infinito, riconosco il mio ruolo riconosco l'apporto che insieme ad altri maestri, ad altri esseri contribuisco a lasciare in questo campo, in questa matrice che sempre impara anche attraverso me. Ascolto la mia presenza psicofisica, fonte di luce blu. Presenza amorevole, che contribuisce alla crescita collettiva dei miei simili e di altri esseri. Osservo le informazioni presenti nella mia vita come movimenti energetici, strumenti di apprendimento che permettono a me e a tutto di danzare in questa evoluzione. Presento come anima maestra, mentre sento la luce divina intorno a me, attenta alle mie esigenze, alle mie richieste.
respiro tranquillamente in questo spazio, mentre lascio che la luce, attraversandomi, mi porti informazioni di morbidezza e di accoglienza. Lascio che le mie cellule partecipino gioiose a questa fusione nell'energia dell'amore. In questi tempi di rivoluzione terrestre, so che le densità si stanno stemperando e i portali di accesso si aprono. Contatti extrasensoriali, extracorporei diventano sempre più facili nel mio cammino. Espando la luce del mio cuore per agganciare presenze extraterrene sempre più vicine alle mie percezioni. Mentre il mio corpo continua ad imparare a lasciare andare le limitazioni e le convinzioni umane, e allinearsi a potenzialità superiori di ascesa, di trasformazione, di percezione. Luci blu e dorate trasformano le informazioni cellulari e io cerco espansione. Infusione con l'eternità, osservo il bacino dell'inconscio dentro di me, composto da leggi di separazione, e sento la capacità di andare oltre, consegno all'energia divina tutte le convinzioni che mi ancorano ai limiti umani e in piena fiducia lascio che flussi di energia integrino le informazioni antiche che non mi servono più, con nuovi parametri che parlano di potenza attraverso la mia creatività. Lascia
lascio che la mia creatività diventi il mio scettro, il mio potere. So e so come ci si sente a sentirmi e a riconoscermi completamente libera, libero di abbandonarmi alle mie capacità di creazione, di fantasia. E di gioco oltre la razionalità. Sono capace di vivere senza paura, di andare oltre i comodi spazi della razionalità e della logica. Attraverso il respiro dilato ed estendo ancora di più la mia presenza in questa luce blu, mentre mi sposto velocemente nel cosmo, raggiungo portali, li supero e chiedo il contatto con esseri che appartengono alla mia natura di origine, semistellari della mia stessa famiglia. Lascio semplicemente che mi arrivino immagini o sensazioni o percezioni di queste anime amiche consapevole di appartenere a un tempo che concede infinite possibilità. Lascio andare le convinzioni che distinguono distanze o razze. E mi permetto di essere attratta, attratto, semplicemente da ciò che parla la mia lingua. Oltre il sistema di questo pianeta, ascolto la qualità energetica di ciò che si presenta vicino a me. Sapendo che ogni mia richiesta è creazione. Posso percepire altri esseri che mi assomigliano,
che attivano il mio linguaggio animico di amore. Come un maestro mi presento a loro. Consapevole che io posso imparare e contemporaneamente insegno. Posso sentire curiosità reciproca io che mi presento nel mio regno di origine, portando consapevolezze sui miei esperimenti nella vita terrena così profondamente dualistica. Mentre acquisisco informazioni, si riconoscono posso sentire la festa gioiosa che prova il mio cuore a questi contatti, questo ritorno a casa. Lascio che le informazioni scorrano forse mi arrivano chiare, forse sono confuse ma so che troveranno il loro posto dentro di me. Lascio che si sciolgano come neve al sole le paure dell'abbandono, le paure della separazione, della perdita e della morte. So che è tutto uno, so che è tutto unito, so che dentro di me c'è il mio passato, il mio presente, il mio futuro. Attivo nel mio cuore la consapevolezza
solida capacità di trasformare il mio passato, il mio presente, il mio futuro, allineando ogni aspetto della mia vita a ciò che più rallegra il mio cuore. Famiglia di anime mi aiuta in questo mentre io distribuisco informazioni su come si supera il dualismo. Sono capace di riconoscermi maestra, maestro. Padrona delle mie emozioni, dei miei pensieri. Come l'acqua che scorre adattandosi a tutto. Mi vedo percorrere la mia vita senza sentirmi violata, violato. L'energia blu dell'amore che compone la mia esistenza fisica, emotiva, mentale, energetica, mi permette di passare attraverso ogni esperienza senza sentirmi violata. Lascio che la mia energia si espanda in tutti gli aspetti della mia vita, sentendo il supporto degli esseri di luce che mi conoscono da sempre. Mentre divento una presenza sempre più capace di osservare le cose con il linguaggio dell'amore. E di leggere la mia realtà sempre e sempre più profondamente. Attraverso l'amorevolezza del mio cuore. So che non c'è nulla che io debba fare. Ma solo presenza amorevole. Che è la magia più forte che esista. Respiro. Ascoltando la mia forza. So sentirmi multidimensionale. Percepisco com'è così facile per me, per il mio corpo, spostarmi.
dal pianeta Terra ad altre vibrazioni, altre dimensioni. Parlo sempre di più il linguaggio dell'uno. Lascio andare ogni altra chiave di lettura. So vivere senza nemici. Esseri da cui derivo e ai maestri che mi seguono. All'energia dell'amore. E sentendomi in pienezza e in potenza con la mia creatività attiva. Fiducia di me in connessione con il cosmo e con la sua saggezza suprema. Rendo onore alla mia presenza maestra. E mi riporto nella mia dimensione materiale. Lasciando i portali delle infinite possibilità aperti, il contatto amichevole e morbido e amorevole con tutti gli esseri di luce. Essere di luce, faccio qualche respiro più profondo e quando voglio, in perfetto equilibrio col mio corpo e con l'ambiente che mi circonda, riapro gli occhi. Vi ringrazio, è stata molto astratta questa sera, ma è così, oggi è una giornata di astrazione. Quando ci si permette di rimanere aperti ai campi della trasformazione, che poi equivale a dire accettare la morte, sapendo che ha un significato completamente diverso da quello che l'essere umano di solito gli dà, succede proprio che si perde logicità
e le informazioni arrivano per quello che servono. Almeno a me succede così. Spero che vi sia stato utile, piacevole, e con un po' di radicamento vi ricordo alcuni appuntamenti che sono il 23 novembre a Torino, la tavola rotonda a cui parteciperò insieme ad Antonio Perrone ed Alessandro Sieni, e poi per chi ha fatto già Spiritual Quantum Coaching 1, che è il corso di 2 giorni base, c'è la possibilità di partecipare a Spiritual Quantum Body, tenuto da me il 26-27 novembre a Torino, oppure il 10-11 dicembre a Massarosa, vicino a Viareggio. Grazie per la vostra partecipazione e ci vediamo al prossimo Across the Universe. Ciao. Grazie. Ciao, grazie.